Buonasera, bentornati. Facciamo finta che in versione domenicale si chiama Il Sentiero di Atlantide. Diamo subito il bentornato al padrone di casa insieme a me, Nicola. Come stai? Bene, un saluto a tutti. Quest'oggi gran bell'argomento, quindi voglio ringraziare e salutare tutti gli amici in chat, già belli numerosi ancora prima di cominciare, quindi anche grazie per la fiducia in anticipo ad aspettare la sigla. Un abbraccio particolare a tutti i sostenitori, ai veterani, ai nuovi, agli abbonati, a chiunque possa contribuire anche solo con un like, un commento, un passaparola. Abbiamo pensato di fare anche un ciclo di puntate. Infatti avevamo annunciato che stiamo lavorando anche sul progetto Sumeri, ma poi questa settimana con Nicola abbiamo deciso di toccare il mega macro argomento Marte e le sue civiltà. Come al solito, verso la fine facciamo anche un richiamo all'attualità, quindi commenteremo insieme, ma partiamo subito e partiamo da quello che è il nostro punto di forza, un po' la visione storica, un punto di vista alternativo di quello che è la realtà che ci circonda. Vai, Nicola. Allora, buonasera a tutti. Non è detto che stasera non si affronti anche il discorso Sumeri, perché come vedremo il collegamento c'è e c'è come. Ma stasera io voglio parlarvi di Marte. Avrete tutti sentito parlare di Marte, di questo pianeta del Sistema Solare, a noi relativamente vicino. Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare, partendo dal Sole, no? Abbiamo Mercurio, abbiamo Venere, abbiamo la nostra Terra e poi c'è Marte. Un pianeta che è sempre stato nell'immaginario, nel mito, nella fantasia. Beh, d'altronde l'antica mitologia, non soltanto quella greca, ma la mitologia di buona parte degli antichi popoli del mondo, ha delle profondissime implicazioni astronomiche. E molte divinità sono state associate a pianeti, identificate con pianeti, e molti pianeti sono stati identificati ed associati con divinità. Lo stesso è avvenuto anche per Marte. Marte dei Romani, l'Ares dei Greci, che veniva tradizionalmente apparedrato ad Afrodite, identificabile con Venere. Ora lasciamo stare che Ares originariamente era un dio tracio della vegetazione e che niente aveva a che fare col pianeta Marte. L'associazione è stata fatta poi in epoca micenea, molto probabilmente, ed è poi rimasta nella cultura greca. Ma a parte questa curiosità, perché voglio parlarvi di Marte? E perché ho deciso di intitolare la puntata di stasera Le civiltà di Marte? Perché è giunta l'ora che si faccia un po' di luce sulla realtà non solo della vita su Marte, ma anche delle passate civilizzazioni di questo pianeta. Marte, spendiamo prima due parole su Marte anche per spiegare un po' che cos'è. Noi siamo abituati a concepire la Terra come un pianeta vivo, come un pianeta verde, azzurro. La Terra viene chiamata il pianeta azzurro, soprattutto se vista dallo spazio. Ma perché? Perché è ricchissima di acqua, è ricoperta in buona parte da mari e da oceani. Marte ci viene sempre rappresentato nelle fotografie come un morto pianeta rosso. Eppure non è sempre stato così. Non è sempre stato così. Marte è un pianeta molto particolare, molto simile alla Terra, incredibilmente simile alla nostra Terra. È più piccolo. Marte è più Tra l'altro ho piccolo. anche pronte le immagini, se Mesmo Vai, vuole sì, condividere uno schermo, di un se po' ne hai di... possono essere utili. Queste sono le prime che escono, digitando Marte nello spazio, ecco come viene rappresentato e quello che ci viene detto, eccolo qua. Sì. Marte si presenta rossastro, almeno nelle immagini che ci fanno vedere, e si presenta come un pianeta apparentemente morto, apparentemente privo di vita,
In realtà, come spiegherò stasera, Marte è un pianeta assassinato. Come in tutti i romanzi gialli, no? E voi state vedendo in queste immagini una scena del crimine, perché questo pianeta che pullulava di vita, brulicava di vita, era un pianeta azzurro come la Terra, qualcosa lo ha mortalmente colpito qualche millennio fa. Ma prima di arrivare a parlare di questo, vorrei darvi un po' di dati. Marte è più piccolo della Terra, è un pochino più della metà della Terra, infatti ha un diametro polare, cioè un diametro equatoriale di 3.397 chilometri. Praticamente, se la Terra è 100, come dato diciamo di base, Marte è 53,25. Ha una superficie di 143.998.000 chilometri e quanto è distante da noi? Ci sono diversi parametri di distanza, no? Perché c'è una distanza minima detta perielia che è di 56 milioni di chilometri. Cioè vale a dire che quando Marte è più vicino a noi, dista da noi circa 56 milioni di chilometri. C'è poi una distanza media, che è l'opposizione Aphelia, che è di 99 milioni di chilometri, e quando Marte raggiunge la congiunzione Aphelia, che è la distanza massima dalla Terra, arriva ad allontanarsi da noi di 547 milioni di chilometri. Sì, non è proprio dietro l'angolo, ma è il pianeta insieme a Venere più vicino a noi. Infatti sia Marte che Venere sono ben visibili nei nostri cieli notturni. Venere è più visibile e più luminosa per tanti motivi. È un pianeta che riflette maggiormente la luce solare anche per via della sua densa atmosfera. È per quello che Venere è così luminosa. Marte ha un'atmosfera piuttosto simile alla Terra, anche se l'ossigeno è inferiore. Prevalentemente la sua atmosfera è composta per un 95% da anidride carbonica, poi per un 4% circa di azoto e poi da tutto una piccola percentuale di vari gas, fra cui anche l'ossigeno. Marte ha sempre affascinato, no, gli antichi popoli e anche i ricercatori, gli scienziati dei secoli passati. Keplero già aveva praticamente, ma in base a calcoli tutti suoi, aveva già compreso che Marte possiede due satelliti, Deimos e Phobos, ma addirittura, di questo io ne parlerò in quel libro che sto ultimando, che si chiama Conoscenze ancestrali, dove parlo delle antiche conoscenze scientifiche. Addirittura Omero, o chi per lui, chi ha scritto l'Odissea, diciamo che è stato Omero, nel 15° libro dell'Odissea ci descrive chiaramente i due satelliti di Marte, che ufficialmente sono stati scoperti poco più di un secolo fa. E ce li descrive piuttosto bene, anche se in chiave un po' mitologica. Anche Jonathan Swift, uno scrittore molto misterioso, è noto per essere l'autore dei Viaggi di Gulliver. Jonathan Swift o era un alieno o aveva delle conoscenze molto, molto, molto recondite e segrete, perché nelle sue opere ha dimostrato di conoscere tante verità scientifiche che ufficialmente sono state scoperte molto dopo di lui. E anche Jonathan Swift, che è vissuto nel Settecento, ricordiamocelo, conosceva perfettamente i due satelliti di Marte, Deimos e Phobos,
e addirittura ce ne fornisce il diametro, con un margine piuttosto valido di approssimazione. Chiaramente non ci ha dato il diametro esatto, ma già il fatto che li conoscesse. E poi lui, i viaggi di Gulliver, ci parla anche di una città volante, di una città che galleggiava nel cielo, un'astronave con un diametro di svariati chilometri. Ma chiudiamo questa parentesi. Ora, perché voglio parlarvi di Marte? Marte è stato al centro dell'attenzione negli ultimi decenni, da quando è iniziata l'esplorazione spaziale, da quando è iniziata ufficialmente l'esplorazione spaziale sovietica, americana, hanno iniziato a inviare verso Marte le prime sonde per cercare di capire di più di questo nostro pianeta, di questo nostro vicino di casa. Già l'astronomo Schiaparelli è famoso per aver scoperto e identificato per la prima volta i cosiddetti canali di Marte. Schiaparelli nel XIX secolo, basandosi sui telescopi che erano a disposizione in quegli anni, aveva mappato la superficie di Marte scoprendo i cosiddetti canali. E da lì poi ne nacque tutta una mitopoiesi, utilizzando parole magaldiane, insomma, perché tutti si sono scervellati a cercare di capire chi o che cosa avesse fatto questi canali. E sono state avanzate le teorie più disparate: allora Marte è abitato, c'è una civiltà che ha costruito questi canali, li utilizza per l'irrigazione, e tutti hanno cominciato a fantasticare su come fossero questi benedetti marziani. È nato poi anche il mito assurdo, fra l'altro, degli omini verdi con le antenne, cioè che non stanno in cielo né in terra. Sì, magari nell'universo esisteranno anche con tutti i pianeti abitabili, anche degli omini verdi, ma io non ritengo che sia la razza più diffusa della nostra galassia quella. E Marte poi balzò agli onori della cronaca in maniera anche drammatica e repentina nel 1938, quando lo scrittore e regista Orson Welles si volle divertire a fare una trasmissione radiofonica. Lui praticamente leggeva un racconto di fantascienza, ma le persone che sentirono questa trasmissione in diretta alla radio interpretarono le sue parole come la telecronaca, la radiocronaca di un'invasione dei marziani. Ci furono momenti di panico, addirittura persone che si suicidarono, che si dettero alla fuga, ci furono incidenti, ci furono veramente suicidi di massa. Si scatenò il panico in buona parte degli Stati Uniti, perché questa trasmissione era seguita negli Stati Uniti e di riflesso anche in Europa. Quindi bastò una trasmissione radiofonica per scatenare il panico. Milioni di persone si convinsero che fosse in atto un'invasione da parte dei marziani. Ma sono esistiti questi marziani? Esistono questi marziani? Stasera io vorrei parlarvi seriamente dell'argomento, perché fino da quando le missioni Viking degli anni 70, all'inizio degli anni 70, ormai 50 anni fa, ci mandarono le prime fotografie a discreta risoluzione della superficie di Marte, sono state identificate delle formazioni che, obiettivamente parlando, di naturale hanno ben poco. Marte era avvolto nel mistero, era un enigma. Se da un lato le prime sonde hanno voluto presentare all'opinione pubblica, soprattutto
per via dell'operato e del mediatico della NASA e di riflesso poi anche dell'ente spaziale sovietico e dell'Agenzia Spaziale Europea successivamente, da un lato ci hanno voluto presentare un mondo arido, privo di acqua, come a dire, signori, ci eravamo sbagliati oppure vi eravate illusi, questo è Marte, un pianeta morto, un pianeta sterile, dove molto probabilmente non c'è mai stata vita, un pianeta morto, arido, secco, deserto, coperto di sabbia rugginosa. Questa fu la descrizione ufficiale che venne fornita dopo le prime missioni degli anni 70. In realtà c'erano già state altre missioni, soprattutto sovietiche, ma che non avevano inviato delle sonde direttamente a terra, ma che si erano limitate ad avvicinare il pianeta Marte. Tra l'altro molte missioni anche sfortunate, perché non dimentichiamoci che l'Unione Sovietica è stata la nazione che per prima ha mandato l'uomo nello spazio, Yuri Gagarin, che ha mandato la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova, che ha costruito le prime stazioni spaziali. Che, insomma, l'Unione Sovietica ha avuto tanti primati e la sua agenzia spaziale ha sempre funzionato egregiamente. Hanno mandato sonde su Venere che sono riuscite ad attraversare la densissima atmosfera di Venere, ad arrivare anche al suolo e a trasmettere dati. Hanno lanciato sonde in tutto il sistema solare. Marte ha sempre portato sfortuna sia ai russi che agli americani, perché tantissime missioni, anche molto dispendiose dal punto di vista economico, sono finite male o si sono interrotte le comunicazioni in maniera strana, quantomeno strana, oppure ci sono stati incidenti, come se un qualcuno o qualche cosa volesse impedire di fare piena luce su questo mondo. Magari però di questo ne parleremo dopo. Fatto sta che se la originaria narrazione della NASA e anche dei sovietici era quella di un pianeta arido, di un pianeta morto senza acqua, man mano che poi le scoperte si sono intensificate, man mano che diverse sonde poi sono riuscite a trasmettere dati, non soltanto riprese della superficie, ma anche dati, e poi fino ad arrivare agli anni 90, quando c'è stata poi tutta una carrellata di missioni, andate in buona parte a buon fine, fino poi ad arrivare allo sbarco dei rover, Opportunity, Sojourney e via dicendo, che hanno camminato con i loro piccoli cingoli, robottini delle dimensioni di una scatola da scarpe, parliamoci chiaro, ma che funzionando con pannelli solari ed essendo comandati da terra sostanzialmente, anche se con una differenza di qualche minuto, hanno percorso buona parte della superficie del pianeta, trasmettendoci migliaia, migliaia e migliaia di immagini e facendo anche ricerche, facendo esami sulla composizione del suolo, dell'atmosfera, eccetera, eccetera, eccetera. È venuto fuori piano piano, perché le notizie poi le danno piano piano, no? Per farle digerire ed accettare all'opinione pubblica. È venuto fuori che Marte in realtà era ben diverso da come veniva presentato all'inizio. Prima hanno cominciato a dire, ma forse su Marte l'acqua c'è stata, mentre prima dicevano no, è un pianeta morto. Poi hanno cominciato a dire, effettivamente non solo l'acqua c'è stata, ma l'acqua anche c'è. Dove? Ai poli. E hanno trovato le calotte glaciali. Poi hanno cominciato a dire che l'acqua è presente in piccole quantità allo stato liquido anche all'interno di alcuni crateri, è presente in grande quantità nel suolo, nel sottosuolo. Poi sono arrivati a dire
che Marte molto probabilmente nel sottosuolo ha riserve di acqua quasi come la Terra. Praticamente ora ammettono che Marte non solo potenzialmente può ospitare la vita, ma ammettono anche ufficialmente, già da diversi anni, che l'ha ospitata. Perché Marte, il punto è fino a quando, perché non si sono ancora messi d'accordo su quale frottola raccontarci, perché la NASA, io l'ho sempre detto, è un'associazione a delinquere, non solo la NASA. Tutte le agenzie spaziali, chiaramente, sono innanzitutto degli organi non, ufficialmente scientifici, in realtà mediatici, perché devono mediare, nel vero senso della parola, fra la politica, l'economia, la cosiddetta scienza, gli interessi lobbistici delle nazioni che li rappresentano e gli interessi accademici ancorati a certi paradigmi. Quindi è chiaro che la NASA non ha autonomia decisionale e che qualunque comunicato stampa della NASA destinato ad andare in pasto al pubblico viene dosato e filtrato dalla politica e da certi interessi, praticamente da chi comanda, da chi è al vertice della catena di comando. E ci sono le prove documentate e riscontrate che la NASA ci ha sempre raccontato una marea di balle spaziali, nel vero senso della parola. Perché dovevano far tornare i conti, non potevano dire certe cose, ancora non lo possono fare. Vi farò alcuni esempi stasera delle grandi montature. Magari dedicheremo in futuro anche una puntata alla Luna per parlare anche lì dei retroscena dello sbarco sulla Luna. Perché anche qui si è creato un mito. Ci sono moltissime persone, anche alla luce di alcuni libri che sono usciti, come Non siamo mai andati sulla Luna, eccetera, eccetera, eccetera. Molte persone si sono convinte che effettivamente gli americani non siano mai andati sulla Luna. Invece no, effettivamente non ci sono andati solo gli americani, ci sono andati anche i russi. Ma gli americani ufficialmente non sono più tornati sulla Luna da quando la 73. In realtà hanno continuato ad andarci e hanno messo sulla Luna anche delle basi permanenti. E questa è la discrepanza. La NASA è una cortina fumogena, serve soltanto per dare in pasto all'opinione pubblica determinate verità di comodo. E come per la Luna ci sono state tantissime mistificazioni, a cominciare dai filmati, dalle fotografie, e lì non hanno mostrato al pubblico la verità, non hanno mostrato al pubblico quello che veramente veniva ripreso durante gli allunaggi. E ormai è emerso chiaramente che i filmati dello sbarco sulla Luna erano stati abilmente girati da un grandissimo regista, Stanley Kubrick, fra l'altro nel deserto del Nevada, o dell'Arizona, non mi ricordo bene, ma insomma è tutto documentato. Stanley Kubrick, prima di morire, lui fra l'altro morì anche in circostanze poco chiarite dopo aver girato il film Eyes Wide Shut, forse aver fatto quel film ha siglato la sua condanna a morte per tanti motivi, ma lui poco prima di morire ammise di essere stato il regista dei filmati lunari e disse anche dove erano stati girati. Ma perché? Perché non poteva permettersi la NASA, e con la NASA anche il governo degli Stati Uniti, di diffondere questioni, verità, immagini che sono coperte dal segreto e che costituiscono agli occhi del governo degli Stati Uniti un problema di sicurezza nazionale.
in sintesi non potevano mostrare il vero aspetto della Luna, non potevano mostrare che il fatto che sulla Luna siano presenti molteplici strutture artificiali, anche antiche, non potevano mostrare il fatto che sulla Luna ci sono delle basi non umane, basi realizzate da altre civiltà, basi permanenti, che sulla Luna circolano, c'è molto traffico, circolano molte astronavi non terrestri, e quindi anche lì è stato fatto un insabbiamento e poi è stato deciso da una certa data in poi di interrompere ufficialmente le missioni Apollo. Su Marte ufficialmente l'essere umano non è ancora sbarcato. Secondo alcune informazioni invece sì. Ma io non voglio parlare di questo stasera. Io stasera voglio parlarvi dell'evidenza di civiltà intelligente nel passato di Marte. Già ora molti studiosi cominciano, anche alla luce di alcuni film che sono usciti, i film non escono mai a caso, perché servono anche per veicolare determinate informazioni sotto forma di fantascienza e per preparare l'opinione pubblica per eventuali disclosure, rivelazioni, aperture. E sono stati fatti negli ultimi 20 anni diversi film ambientati su Marte. Diversi, alcuni anche molto seri, da quello con Arnold Schwarzenegger, dove fra l'altro si parlava già di manufatti marziani, di archeologia marziana, che atto di forza. Atto di forza, sì, un film molto bello, dove sostanzialmente lui era stato su Marte, poi era stato riprogrammato, gli avevano cancellato la memoria, in realtà la sua memoria riemergeva, gli avevano costruito una vita fittizia per non fargli ricordare che lui su Marte c'era stato in missione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutti questi film servono, obiettivamente parlando, secondo me, per preparare l'opinione pubblica alla realtà di una vita aliena, di una presenza aliena su Marte. La missione Viking mappò e fotografò, chiaramente con la risoluzione che ci poteva essere all'inizio degli anni 70, buona parte della superficie di Marte. E un particolare punto, esiste una... Marte è molto particolare, molto frastagliato. Marte è un pianeta che ha subito una violenza incredibile. Marte, abbiamo detto, era simile alla Terra, ormai gli scienziati non solo ammettono che c'è stata acqua, ma ammettono addirittura, e questo da pochi anni, che Marte era in buona parte, non come la Terra, ma leggermente meno, coperto da oceani. Oceani che addirittura avevano delle profondità dai 500 metri fino ai 1500 metri. Marte poi è il pianeta degli eccessi, perché più piccolo della Terra, poco più della metà, ha le montagne più alte di tutto il sistema solare. Cioè, c'è un vulcano che è il Monte Olimpo. Su Marte molte località, molte montagne, molte pianure hanno ricevuto dagli astronomi dei nomi mitologici. E c'è il Monte Olimpo, è veramente impressionante. Ora, su Marte è difficile dire il livello del mare, no? Noi sappiamo che l'Everest è un tot di metri sopra il livello del mare. Noi calcoliamo così l'altezza delle nostre montagne. Su Marte viene ipotizzato un livello del mare standard, mari non ci sono più, però se calcoliamo questo livello standard, il Monte Olimpo di Marte avrebbe un'altezza di 24.000 metri sul livello del mare marziano. In realtà dalla pianura circostante si innalza di ben 27.000 metri.
ed ha un diametro di oltre 600 chilometri. Cioè, immaginate 600 chilometri. Molto di più di quanto ci sia da Milano a Roma. Cioè, il diametro di questo vulcano, che poi è un vulcano. Su Marte esistono 4-5 montagne di questi, leggermente inferiori poi al Monte Olimpo, quindi montagne altissime. Esistono dei canyon da far impallidire i Grand Canyon degli Stati Uniti. C'è un'area in particolare che è percorsa, lì è stato un punto d'impatto cometario, meteorico terribile. Ci sono dei canyon, lì la crosta è stata proprio scavata in profondità, che raggiungono qualcosa come 7.000 metri di profondità. Io fra l'altro, Nicola, ne approfitto per dirti che abbiamo delle foto, quindi quando vuoi chiamale. E anche sì, proprio il Grand Canyon terrestre, anche quello meriterebbe un approfondimento, perché c'è proprio una scena dell'ultimo Man in Black, che dovrebbe essere il 4, anche se in realtà porta un altro nome perché ha cambiato gli attori, in cui viene proprio fatto vedere che in realtà il Grand Canyon è frutto di un'arma, quindi l'effetto collaterale di un'arma. Quindi potrebbe essere anche quello un elemento da correlare a qualcosa, a qualche arma che ha colpito anche Marte. Quindi era anche per dirti, quando vuoi chiama pure le immagini che le abbiamo pronte. Sì, io partirei con il volto di Sidonia, perché è stata l'immagine che ha aperto la strada per la ricerca della vita intelligente su Marte. Questo volto, che è stato fotografato dalla missione Viking, qui vediamo uno scatto della missione Viking, non era buona risoluzione, era di svariati metri per pixel all'epoca, e è stato fotografato da un'altezza di circa 1500 metri. È un volto chiaramente umano. La NASA, quando questo volto venne identificato dalle migliaia e migliaia di fotografie scattate all'epoca, venne identificato da due ricercatori, Vincent Di Pietro, che era un analista informatico della Lockheed, e dal suo collega Gregory Molinar. E loro ritennero immediatamente di prendere in considerazione queste immagini e la vollero studiare a fondo, perché è un'immagine palesemente, cioè che denota un intervento intelligente. E la NASA ha fatto di tutto all'epoca per smentire l'artificialità di questo volto. Ci sono stati comunicati che si contraddicevano da soli. La NASA poi dichiarò che in un fotogramma successivo, scattato pochi minuti dopo, questo volto non compariva. Quindi era frutto di una pareidolia o di un gioco di luci e di ombre. Peccato che quell'immagine, che sarebbe stata scattata pochi minuti dopo, non sia mai stata mostrata. Invece, Mark Carlotto, un programmatore informatico americano specializzato in fotografia, proprio in tecniche dell'immagine, andò a ripescare dagli archivi della NASA un'altra immagine che era stata scattata successivamente e che però era stata catalogata nel posto sbagliato, di proposito, in modo che non venisse trovata, che non venisse ricollegata a questa struttura. Lui trovò un'altra immagine che, scattata da un'altra altezza, in un secondo tempo, mostrava chiaramente lo stesso volto, la stessa immagine, da un'angolazione diversa. Era visibile in quest'altra immagine anche bene il lato destro, il lato che nella foto è destro, che lì si vedeva in ombra. Questo volto ha una particolarità: è oltre 2 chilometri di altezza e sorge, guardando il cielo,
su questa particolare area, questo altopiano di Marte, che è chiamato Sidonia, che ha una particolarità. È letteralmente coperto di strutture artificiali. La piana di Sidonia è coperta di piramidi, chiaramente piramidi, perché sono perfettamente geometriche, fra l'altro allineate con il nord marziano. Ci sono altre strutture che vengono chiamate la città, che vengono chiamate la fortezza ha una base triangolare, per esempio. E cosa incredibilmente sorprendente, c'è una piramide pentagonale. C'è una piramide pentagonale, che dovrebbe esserci anche in una delle immagini che ti ho inviato. Questa immagine pentagonale è stata a lungo studiata sempre da questi ricercatori, sia da Di Pietro che da Molina, anche da Marco Carlotto. E per anni loro si sono dedicati a queste strutture e oltre a essere perfettamente geometrica, ecco, questa è una piramide, mentre le altre sono quadrate, ne esiste anche una triangolare. Questa è a base pentagonale, chiaramente è in rovina. Qualunque cosa sia, è in rovina ed è estremamente antica. Alcuni lati sono coperti dalla sabbia. Su Marte imperversano le tempeste di sabbia che rendono difficilmente anche riconoscibili le strutture sulla superficie. Ma questa piramide, che è enorme, è enorme. Pare che abbia un'altezza addirittura di circa 600 metri, quindi molto superiore alle piramidi come noi le conosciamo sulla Terra, ha una geometria perfetta, ha una geometria pentagonale. Esistono anche altre strutture pentagonali su Marte, fra l'altro in un'altra area del pianeta c'è un'altra piramide pentagonale che addirittura ha dei contrafforti agli angoli, incredibilmente geometrici. Poi c'è la questione degli allineamenti, qui molto complessa da spiegare, ma che agli interessati magari manderò anche dei documenti o delle cartine, perché è venuto fuori che questa piramide, sì, dimmi. Dicevo che se poi mi mandi qualche, per evitare che ti scrivano in 2 miliardi, se hai qualche Sì. documento me lo mandi, io lo metto gratuitamente su Telegram, quindi sul canale facciamo finta che li mettiamo lì così tutti gli interessati li possono vedere lì e evitiamo, perché visto che siamo più o meno 2000 persone, eviti di mandarlo a 700 Lo persone poi impiego in live. e darò dopo anche una bibliografia di base per affrontare l'argomento Marte e civiltà di Marte, perché ci sono dei libri fondamentali che sono usciti in Italia, due dei quali scritti da italiani, perché i ricercatori italiani, come vedremo fra poco, sono stati incredibilmente all'avanguardia per l'identificazione di determinate strutture sulla superficie marziana. Questa piramide pentagonale viene chiamata piramide D&M, dai nomi degli scopritori sostanzialmente, Di Pietro e Molinar, che furono poi gli stessi a scoprire anche il volto di Sidonia. È venuto fuori che questa piramide ha un allineamento perfetto con il volto, con un angolo particolare, e che poi ha un'angolazione di 52 gradi. Quindi incredibilmente simili a quelli della piana di Giza. Sulla superficie marziana sono state identificate da alcuni ricercatori e mappate oltre 150 piramidi. Se uno può dire una casualità. C'è una collina che sembra vagamente una piramide. Chiaramente finché non sbarchiamo lì, finché non la vediamo, finché non la tocchiamo con mano, il dubbio è legittimo, ma quando ne vengono identificate oltre 150, tutte geometricamente perfette, cioè non è più una casualità. Su Marte sono state identificate fortezze, sono stati identificati resti, rovina, di città, di metropoli. C'è un autore
un autore molto, 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 molto bravo, Gianni Viola. Gianni Viola ha pubblicato, ormai sono diversi anni, ma il suo libro dovrebbe essere ancora reperibile. Lui lo ha pubblicato con le Edizioni Mediterranee nel 2002, La civiltà di Marte. È un libro che io comprai all'epoca quando uscì e che è incredibile. Gianni Viola è un giornalista e anche un tecnico, si è sempre occupato di questioni aerospaziali e astronomiche. E lui ha voluto vagliare personalmente ed esaminare decine di migliaia di immagini della superficie di Marte, andando sistematicamente alla ricerca di strutture artificiali, e ne ha identificate talmente tante da far venire i brividi. Tutto porta a pensare che Marte sia stato un pianeta abitabile come la Terra, abitato come la Terra, è popolato, ed è qui lo scoglio che dà fastidio alle agenzie spaziali e all'establishment accademico, abitato da una civiltà molto probabilmente come la nostra, una civiltà umana. Senti, che si parla di omini verdi con le antenne o di invasori marziani stile Mars Attack di certi film, no? E si rientra nell'accettato. Quando si comincia a parlare di una civiltà comune fra Marte e la Terra, molto probabilmente anche di un'origine comune fra l'uomo sapiens terrestre e l'uomo sapiens marziano, molto probabilmente anche di una creazione comune, questo dà fastidio, questo va a scardinare tutto l'impianto della storia ufficiale, tutto l'impianto delle religioni, tutto l'impianto delle mitologie della scienza. Io le chiamo proprio le mitologie della scienza, perché abbiamo a che fare con una scienza, e la vicenda degli ultimi due anni ormai lo ha dimostrato platealmente, che non è più scienza, che è semplicemente un'agenzia burocratica al servizio del capitale e del potere. Quindi chiaramente anche la scienza aerospaziale è al servizio del potere e deve tutelare il potere da quello che potrebbe comprometterlo. E la rivelazione ufficiale dell'esistenza su Marte di strutture, per quanto antiche, frutto di una civiltà intelligente, create da una mano intelligente, andrebbe a dare fastidio e a scardinare un potere plurimillenario. Purtroppo è così. Io ho notizia, e tutto è documentato, ne parla anche Gianni Viola nel suo libro, e poi c'è stato anche un altro bellissimo libro collegato, fra l'altro, perché ha anche una prefazione di Gianni Viola e una bellissima postfazione scritta, ve lo dico subito, da Roberto Buoncristiano. Questo libro è di Ennio Piccaluga, dell'ingegner Ennio Piccaluga, ed è Ossimoro Marte, vita intelligente sul pianeta rosso. È un altro libro straordinario che fra l'altro è tutto a colori, che ci mostra centinaia non è riuscito a inserirle, ma centinaia di immagini di strutture artificiali, di strutture palesemente artificiali. Ora non so se riesco qui a inquadrare questa immagine. Ora qui è stata evidenziata con delle linee, ma questa è una piramide molto particolare, quella di cui vi parlavo prima, con dei contrafforti angolari, che probabilmente erano funzionali a sorreggerne il peso e a sorreggerne la struttura. È una struttura incredibile, perché poi è lunga anche questa, svariati chilometri. Sembra che su Marte le dimensioni vadano oltre ogni immaginazione.
E fra l'altro questa struttura si trova vicino al corso di quello che era stato un fiume. Vediamo se si vede questa immagine sulla videocamera. Questo è il letto di un antico fiume marziano e questa è la piramide. Chiaramente qui non sono evidenziate bene le linee, i contrafforti, ma si Tra nota che l'altro, su questa Nicola, pianura. è molto interessante anche perché, proprio come racconta anche Malanga, anche le piramidi terrestri erano situate in zone in cui l'acqua la faceva da protagonista. E fra l'altro, sveliamo anche in anteprima che Malanga tornerà con noi venerdì proprio insieme a te. Quindi apro e chiudo Bene. parentesi, venerdì 25, Malanga e Bizi, ne vedremo delle belle. Però anche lì, appena ho visto l'acqua accanto alla piramide, ho subito avuto quel collegamento. Sì, che poi su Marte ci sono tantissime aree geografiche chiamate in gergo astronomico caos, perché sono aree caotiche, apparentemente caotiche, che si differenziano in genere aree pianeggianti. O su altopiani o su pianure, che si differenziano dalla zona circostante perché sono caratterizzate da un intrico di linee, linee che sono ben visibili anche dalle sonde, dai satelliti che le hanno filmate e riprese. Esistono decine di queste zone e Gianni Viola ed Ennio Piccaluga, che veramente sono due eccellenze italiane della ricerca su Marte, cioè loro veramente hanno dimostrato con dati alla mano un qualche cosa di pazzesco, che la maggior parte di questi territori, queste aree denominate come caos, in realtà sono i resti di enormi metropoli in rovina, con strade ad angolo retto, con mura, con strutture urbane, quelli che addirittura sembrano dei viadotti rialzati, tubature, contrafforti, mura difensive. Cioè, sembrerebbe veramente il lascito di una civiltà estremamente avanzata, in grado di costruire metropoli, non della grandezza dell'antica Roma, della grandezza della moderna Los Angeles. Cioè, non so se rendo l'idea, un qualche cosa di spaventoso. E tutto questo dov'è finito? Avvolto dalla sabbia. Perché? Perché Marte, come dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata, è stato ucciso. Gli scienziati anche lì tergiversano, no? Tendono a dire: ah, Marte probabilmente sì. Ora non possono più negare, no, il fatto che è stata trovata l'acqua, è stata trovata la passata presenza dell'acqua, perché hanno identificato i letti di antichi fiumi, hanno identificato i letti di antichi oceani, i letti di antichi laghi, ma continuano a sviare il problema, sostenendo, dichiarando che, ah sì, ma si parla di svariati milioni di anni fa. Come a dire, sì, Marte forse aveva la vita, ma milioni di anni fa. Su Marte c'erano gli oceani, quando? Milioni di anni fa. Tutto invece porta a pensare che Marte sia stato duramente colpito da qualcosa, da impatti. Chiaramente da impatti o meteorici o cometari, non molti millenni fa. Non molti millenni fa, quando sulla Terra già esisteva l'Homo sapiens e quando sulla Terra molto probabilmente già esistevano civiltà avanzate. E mi riferisco ad Atlantide e ad altre, contemporanee ad Atlantide, di cui abbiamo parlato a lungo. Secondo me, secondo la mia personale interpretazione, Marte è stato colpito più volte. E l'ultima volta in ordine temporale
è stato colpito in concomitanza con quei due impatti cometari che devastarono anche il nostro mondo. Solo che al nostro mondo è andata relativamente bene, relativamente, si fa per dire. Gli impatti cometari, che ormai la scienza ha dimostrato siano avvenuti sulla Terra, uno nel 10.800 avanti Cristo e uno attorno al 9.600 avanti Cristo, hanno devastato questo nostro mondo, cancellando, annientando quella che era all'epoca una civiltà globale. Abbiamo parlato a lungo di questi impatti cometari e del loro esito. Il primo impattò sull'America settentrionale, sull'odierno Canada, comportando lo scioglimento repentino della calotta glaciale Laurentide che ricopriva buona parte del Nord America e devastando con un'alluvione di fango, di detriti e di acqua tutto il territorio americano nel giro di pochi giorni. Questo fu un qualche cosa di sconvolgente. Ma il secondo impatto cometario che si verificò nel 9600 avanti Cristo, guarda caso la data che poi ci fornisce Platone, no, per la fine di Atlantide, fu ancora più terribile perché, se ci riallacciamo alle teorie di Charles Hapgood, poi riprese da Rand Fremont, avrebbe comportato non solo l'innalzamento di 150 metri mediamente del livello dei mari e degli oceani, quindi la cancellazione di tutte le civiltà che in buona parte sorgevano sulle coste, ma avrebbe comportato anche uno slittamento della crosta terrestre. Questo è il nodo del problema. Uno slittamento della crosta terrestre che avrebbe modificato completamente la nostra geografia. Il polo nord precedente, il polo nord fino a 9600 avanti Cristo, si trovava dove oggi sorge la baia di Hudson in Canada. Si è spostato di oltre 1000 chilometri, con conseguenze inimmaginabili. Perché se effettivamente c'è stato uno slittamento della crosta terrestre, aree che si trovavano a una determinata latitudine si sono bruscamente e nel giro di poche ore si sono ritrovate ad un'altra latitudine. Questo spiegherebbe per esempio perché la Siberia sia piombata nel giro di poche ore in un clima artico glaciale, mentre prima era abitata da animali, fra cui mammut, mastodonti, cavalli, rinoceronti, era abitata da animali da savana. Non serve che io vi ricordi, no, che hanno trovato migliaia e migliaia di mammut congelati nel permafrost siberiano, alcuni con ancora piante in bocca, mentre stavano mangiando, e stavano mangiando piante di trifoglio, di ranuncoli, piante da clima temperato. E soltanto uno slittamento della crosta terrestre spiegherebbe un evento del genere. E molto probabilmente su Marte è accaduto un qualcosa di ancora più devastante, un qualche cosa, uno sciame di comete deve aver interessato il sistema solare a quel tempo, colpendo non soltanto la Terra, ma colpendo Marte in maniera definitiva. Perché Marte, la Terra si è salvata in un certo senso. La Terra ha già avuto periodicamente impatti simili, ma forse ha giocato la dimensione inferiore di Marte, forse ha giocato tutto un insieme di altri fattori. Fatto sta che dopo un simile devastante impatto, che probabilmente è stato plurimo, Marte è come stato crivellato da tutta una serie di colpi mortali, che ne hanno devastato
anche il campo magnetico. Sapete, no, che il campo magnetico di un pianeta è fondamentale per proteggere il pianeta anche dal vento proveniente dalla propria stella. Il campo magnetico terrestre ci protegge dal vento solare, dalle emissioni di particelle del Sole, rendendo possibile la vita e permettendo alla nostra atmosfera di esistere, di persistere. Su Marte è avvenuto un qualche cosa di talmente devastante che non solo ha impattato il pianeta con conseguenze inimmaginabili, con terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, un disastro di portata apocalittica, ma questo qualcosa ha anche distrutto e ridotto ai minimi termini il campo magnetico del pianeta, provocando la disgregazione della sua atmosfera. Immaginatevi se l'atmosfera della Terra cominciasse a evaporare, a andarsene, colpita dalle particelle solari, perché non c'è più un campo magnetico che la protegge. Immaginatevi di non poter più respirare da un'ora all'altra, da una settimana all'altra. Probabilmente non è una questione di un'ora o due, ma molto probabilmente dopo l'annichilimento del campo magnetico l'atmosfera di Marte si è disgregata nel raggio di poche settimane. Immaginatevi quanti siamo sulla Terra, miliardi, 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 oltre 7 miliardi. Immaginatevi che 7 miliardi di persone nel giro di due settimane non siano più in grado di respirare. 7 miliardi, magari quelli che erano sopravvissuti al cataclisma, che magari erano meno della metà della metà. E la perdita di questa atmosfera, che su Marte c'è ancora, ma comunque è molto rarefatta, ha comportato la cosa peggiore che potesse capitare a un pianeta: l'evaporazione dell'acqua in superficie, l'evaporazione dei mari, degli oceani, dei fiumi, dei laghi. Marte ha perso completamente l'acqua che ne ricopriva la superficie. L'acqua, la possibilità di avere in superficie, tranne in alcune aree d'ombra, in alcuni crateri o nelle calotte polari, ha perso la possibilità di ospitare acqua allo stato liquido. Questo ha siglato la morte di questo pianeta. La morte in superficie. Non è detto poi che nel sottosuolo, come molte testimonianze indicherebbero, sia sopravvissuto un qualche cosa, una qualche forma di civiltà, ammesso che abbiano avuto il tempo di rifugiarsi nel sottosuolo. Lo hanno fatto sulla Terra, parliamoci chiaro. Parleremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'immensa rete di cavità ipogee che è presente in tutti i continenti. Io stesso ho visitato molte di queste realtà in Medio Oriente, in Turchia, anche a Cipro. Esistono strutture ipogee che l'archeologia ufficiale cerca di non voler datare. In Turchia addirittura certe città come Derinkuyu, che hanno fino a 18 livelli sottoterra, ci sono ancora le guide che ti vengono a dire, no, le hanno costruite i cristiani per difendersi dalle persecuzioni. Cioè, queste sono strutture presenti in tutto il mondo. Le hanno trovate in Bosnia, le hanno trovate in Austria, le hanno trovate in Sud America, e che risalgono tutte più o meno alla stessa data, risalgono al cataclisma che ha interessato il mondo 12.000 anni fa. Perché? Perché una civiltà intelligente, una civiltà relativamente progredita, si è resa conto che sarebbe stato costruirle, sarebbe stata l'unica via per salvarsi,
perché evidentemente per diversi anni la Terra non era più così ospitale in superficie e c'era la necessità, l'obbligo, l'imperativo di doversi nascondere nel sottosuolo per proteggersi. Molto probabilmente un qualcosa di simile è avvenuto anche su Marte, perché ci sono delle strutture che gli astronomi non spiegano. Ci sono delle strutture tubolari molto particolari che, per quanto giochino di fantasia gli scienziati nel dire che sono naturali, che sono frutto di scherzi della geologia, in realtà non spiegano. Ci sono delle strutture tubolari palesemente artificiali che si estendono per centinaia di chilometri, alcune addirittura con diametro variabile, in certi punti si restringono, in certi punti si riallargano, che sono larghe anche fino a un chilometro. E i numerosi punti del loro percorso hanno come come dei contrafforti per rinforzarle. Che cosa siano, non lo so. La scienza non lo spiega, ma esistono migliaia di immagini di queste realtà tubolari che affiorano dalla superficie di Marte e si capisce che poi proseguono nel sottosuolo. Gianni Viola, nel suo libro, che appunto ha voluto intitolare ecco, vi faccio vedere una di queste strutture tubolari, per esempio. Qui c'è una fotografia. Questo è un piccolo esempio, ma vanno avanti per centinaia di chilometri con diramazioni e hanno tutti questi anelli che sembrano delle strutture di rinforzo. È impressionante. Perfetto. E abbiamo poi, Nicola, anche altre foto di quelle che ci avevi mandato pronte, quindi quando vuoi chiamale pure. Sì, io ti ho mandato per esempio anche alcune ricostruzioni di... C'è quella che sembra a tutti gli effetti una ziggurat mesopotamica. Questa è stata scoperta dall'ingegnere Ennio Piccaluca, proprio analizzando delle fotografie. È impressionante perché, oltre che a essere enorme, ha delle incredibili affinità con l'archeologia terrestre. Poi la superficie di Marte, a parte i resti di queste città, i resti di queste metropoli, che raramente vengono inquadrati però dai rover, la NASA si guarda bene da mandare i rover in queste strutture. Lo ha fatto, in alcuni casi lo ha fatto, ma sporadicamente. C'è una fotografia che ha circolato l'anno scorso, ma questa è di qualche anno fa. Questa è molto curiosa perché, ecco, queste sono foto, anomalie marziane che in rete ne trovate migliaia. Questa è una piramide vista dall'alto. Questa è sconvolgente. Questa è una parete rocciosa alta diverse centinaia di metri. In questa parete rocciosa, qui non si vede molto bene, ma c'è una sorta di scultura, chiaramente fatta da mano artificiale, che ricorda molto le sculture dell'antico Egitto. Vedete qui la testa, chiaramente la foto non è nitidissima, ma è chiaramente una scultura realizzata da mano intelligente. Sono tante le immagini simili a questa, sono veramente tante. Ma quello che volevo dirvi sostanzialmente è che c'è stato sempre un cover-up. C'è un'immagine che ha circolato l'anno scorso e secondo me volevano lanciare un messaggio in codice la NASA, perché ufficialmente doveva essere un'immagine nuova trasmessa da una nuova sonda, da un nuovo robottino. In realtà nell'immagine, in un angolo, si legge che è stata scattata dal rover Opportunity, il che vale a dire che è stata scattata qualche anno fa,
non è un'immagine recente. Pochi hanno fatto caso a questo particolare. Si legge proprio Opportunity in un angolo. Questa immagine è stata diffusa l'anno scorso con una tecnica del grandangolo, praticamente era possibile su internet ruotarla a 360 gradi. Un caro amico che spesso anche ci segue, e probabilmente ci sta seguendo anche stasera, che è un archeologo, sumerologo, fra l'altro è stato anche protagonista di scavi molto interessanti nello Yemen, dopo aver visto questa immagine mi ha telefonato subito dicendo: ma l'hai vista? Cioè, questi vogliono dirci qualcosa, non l'hanno trasmessa a caso, sono andati a trasmettere un'immagine scattata su un sito archeologico. Lui mi ha detto: io ho l'occhio allenato, sono abituato sul campo a riconoscere a prima vista artefatti, anche se sono coperti dalla sabbia, anche se un profano non li vede. E mi ha detto: guarda, mi ha indicato tutti i dettagli di questa fotografia, che magari a prima vista potevano sfuggire. È venuto fuori che c'erano degli scalini, dei gradini perfettamente geometrici che scendevano e che poi erano coperti dalla sabbia. C'era un pozzo circolare con tutte le pietre intorno, perfettamente disposte a circolo. C'era un viale di colonne, colonne tronche chiaramente, c'erano solo i basamenti. Da entrambi i lati di questa strada, che andava avanti per oltre un centinaio di metri, c'erano tutte colonne troncate. All'orizzonte si vedevano altre strutture a gradoni. Quell'immagine è stata scattata dal rover Opportunity, perché nell'angolo della foto c'era scritto Opportunity, proprio con un codice, in un sito archeologico marziano, probabilmente 6-7 anni fa, se no addirittura alla fine degli anni 90. E è stata diffusa l'anno scorso come immagine nuova. Questo era un messaggio subliminale, oppure deliberato, della NASA, che secondo me va letto fra le righe. Potevano benissimo diffondere l'immagine di un sito senza manufatti. Pochi l'hanno capita, perché pochi l'hanno saputa guardare bene. È passata quasi inosservata alla massa. Ma non è passata inosservata a chi poteva comprenderla. Quindi questo è un messaggio in codice lanciato da qualcuno nella NASA, come a dire: piano piano ora vi diremo come stanno effettivamente le cose. C'è come una preparazione al disclosure, a qualche rivelazione imminente, secondo me. E vi dirò di più. Ennio Piccaluga, questo ingegnere, autore di questo libro Simolo Marte, lui si è occupato anche dell'analisi di alcune immagini all'infrarosso. Ed è venuto fuori che in molte aree del pianeta Marte sono emerse dalle immagini all'infrarosso delle strutture sotterranee dotate di calore. Strutture sotterranee perfettamente geometriche che indicano che ci sono dei siti abitabili, strutture urbane dotate di calore, come a dire: c'è qualcosa nel sottosuolo che non è visibile dall'esterno, ma dove c'è calore. Poi possiamo ipotizzare, per carità, qui dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare coi piedi per terra. Ma questo ci potrebbe portare a pensare che ci siano effettivamente delle realtà sotterranee sotto la superficie. Quindi è un pianeta che è stato colpito. Si parlava all'inizio, no, di Sumeri. E c'è qualche cosa che vi voglio raccontare stasera, perché io non sono un fanatico di Zaccaria Sitchin. Ho letto alcuni suoi libri, l'ho anche conosciuto, fra l'altro. Sitchin era un personaggio geniale,
geniale. Lui ha dedicato la sua intera vita allo studio dei testi sumeri ed era effettivamente in grado di tradurre alcune forme, di tradurre il sumerico, conosceva molto bene la lingua sumera. Le sue traduzioni non vengono prese in considerazione dal mondo accademico. Lui è stato più volte accusato di averci messo troppo del suo e poi non vengono prese in considerazione perché non era ufficialmente un archeologo. Gli archeologi sono una casta. Già fra un etruscologo e un egittologo si ammazzerebbero fra di loro e anzi non si parlano proprio. Ma un archeologo tende a non avvalorare qualunque scoperta sia stata fatta da un non archeologo. Come ignorano le scoperte della geologia, anche se uno è un filologo, ma non è archeologo, no, allora tu non hai diritto di parlare, no, c'è proprio questa preclusione. E Ennio Piccaluga ha voluto riportare, anzi non lo ha fatto lui direttamente, lo ha fatto Roberto Boncristiano, che ha scritto la postfazione al suo libro, ha voluto fare un collegamento fra questo volto della piana di Sidonia e una tavoletta sumerica che è stata tradotta da Zaccaria Sitchin e che è stata inclusa, fra l'altro, e pubblicata nel suo libro, in uno dei suoi libri che si intitola Il libro perduto del dio Enki, pubblicato in Italia dalle edizioni PM nel 2004. Questa tavoletta è sorprendente perché di fatto, se la traduzione è effettivamente questa, e badate bene, io non sono in grado di verificare perché io non ho avuto modo di farlo e non ho le competenze per farlo. Io so un po' la lingua ittita, ma la lingua sumerica non sono in grado di tradurla. E se qualcuno, io sfido i nostri ascoltatori, se qualcuno è in grado di tradurre quello che Sitchin ha identificato come il libro perduto del dio Enki, si faccia avanti e cerchiamo di verificare se la sua traduzione è attendibile, perché vi assicuro contiene qualche cosa di veramente spaventoso. Abbiamo parlato alcune volte, no, di Nibiru, questo fantomatico decimo pianeta che i sumeri ben conoscevano e dal quale facevano provenire le loro divinità. Pianeta che secondo alcuni scienziati effettivamente esisterebbe e che avrebbe un'orbita talmente ellittica da fargli incrociare la Terra circa ogni, da fargli incrociare il sistema solare interno, quindi portandosi a distanza relativamente vicina dalla Terra, ogni circa 3600 anni. Quindi sarebbe un corpo di grandi dimensioni, appartenente di fatto al Sistema Solare, ma con un'orbita estremamente ellittica. E molti sostengono che esista, molti sostengono che già sia stato avvistato dagli astronomi negli anni 80 addirittura, che ci sia in atto un cover-up incredibile per nasconderne l'esistenza, anche perché a ogni suo passaggio avrebbe delle conseguenze, a ogni suo passaggio ravvicinato con la Terra avrebbe delle conseguenze imprevedibili e talvolta catastrofiche. C'è addirittura chi ha ipotizzato che gli impatti cometari che fra il 10.800 e il 9.600 a.C. colpirono la Terra e probabilmente anche Marte, e c'è chi sostiene che colpirono anche quel pianeta che orbitava fra Marte e Giove, che è stato distrutto. Ora lì c'è la fascia degli asteroidi, ma lì c'era un altro pianeta. C'è chi fa risalire la distruzione di quel pianeta allo stesso periodo. C'è chi associa questo impatto di sciame di comete al passaggio ravvicinato di Nibiru.
non ho elementi per dimostrarlo con certezza, ma vi voglio leggere brevemente questo scritto di Sitchin che sostanzialmente parla di Nibiru, parla di Marte. Marte in lingua sumerica viene chiamato Lachmu. E questa tavoletta parla anche di un personaggio, un certo Alalu. Alalu che viene indicato come un re di Nibiru, come un Anunnaki praticamente. Un membro di questa stirpe degli Anunnaki, re di Nibiru. Scrive Piccaluga, mentre introduce poi lo scritto di Sitchin. Le antiche tavolette sumeriche, fra cui questa tradotta da Sitchin, narrano di Alalu, un sovrano del pianeta Nibiru, che sarebbe fuggito a bordo di un'astronave per dirigersi verso il nostro pianeta. Giunto dopo un periglioso viaggio nello spazio sulla Terra, vi avrebbe scoperto l'oro. Questi fatti risalirebbero, secondo alcune interpretazioni, a 400.000 anni fa. Vi avrebbe scoperto l'oro, un metallo ritenuto vitale per poter suturare e anche saturare, insomma, l'atmosfera di Nibiru, un'atmosfera in precarie condizioni che l'oro avrebbe potuto salvare e rimettere praticamente in sesto, non so in base a quali criteri. E avrebbe quindi iniziato poi la colonizzazione del nostro pianeta con l'arrivo di numerose altre astronavi provenienti da Nibiru, con lo scopo quindi di ricercare e di estrarre proprio l'oro. Ma dopo alterne vicende, che poi Sitchin narra in questa traduzione, questo sovrano, questo Alalu, sarebbe stato accusato di voler ostacolare la missione e di conseguenza sarebbe stato condannato all'esilio perpetuo su Lachmu, su Marte, un pianeta che era stato anch'esso colonizzato da questi Anunnaki e che, secondo le interpretazioni poi di Sitchin, serviva come base d'appoggio per poi trasportare l'oro estratto dalla Terra su Nibiru, ammesso che questo sia vero. Recita testualmente la tavoletta tradotta da Sitchin. Rimossero le pietre, qui parla chiaramente di qualcuno, di forse altri Anunnaki, ed entrarono nella grotta. All'interno della grotta trovarono i resti di Alalu, colui che un tempo aveva regnato su Nibiru, era ormai ridotto a un mucchio di ossa. Per la prima volta nei nostri annali, un re non era morto su Nibiru, e su Nibiru non era stato sepolto. Lasciamolo riposare in pace per l'eternità, recita la tavoletta. Poi sbarrarono di nuovo l'ingresso della caverna con le pietre e sulla grande montagna rocciosa scolpirono con i raggi l'immagine di Alalu. Lo ritrassero con un elmetto d'aquila, con il volto scoperto, che l'effigie di Alalu guardi per sempre verso Nibiru dove regnò. È inquietante questa tavoletta perché parla di una montagna rocciosa, non solo parla di questo sovrano di Nibiru esiliato su Marte, sul pianeta Lachmu, come i sumeri chiamavano Marte, ma addirittura ci dice che questo sovrano sarebbe poi morto su Marte in esilio, sarebbe stato sepolto su Marte. E qui ci parla di qualcuno che tempo dopo probabilmente andò a cercarlo e trovò i suoi resti, trovò le sue ossa dove era stato sepolto. E allora decise questo qualcuno
di scolpire l'intera montagna rocciosa dove questo era stato sepolto, dandogli il suo volto con dei raggi. Cioè, questo spiegherebbe anche come sia stato possibile scolpire, ammesso che sia vero, scolpire una montagna di oltre 2 chilometri di lunghezza, perché questo volto è oltre 2 chilometri. E questo volto, fra l'altro, è perfettamente geometrico, l'hanno dimostrato sia Di Pietro che Molina, anche Marc Carlotto. Marc Carlotto addirittura ha fatto delle verifiche, controverifiche, ha fatto delle proiezioni tridimensionali del volto, è venuta fuori la perfetta geometricità, la perfetta corrispondenza con la sezione aurea. Cioè, è un volto umano perfettamente nitido e simmetrico. E nonostante questo, la NASA ha fatto circolare pochi anni fa una presunta nuova immagine ad alta risoluzione, chiaramente alterata col Photoshop o con qualunque altro mezzo, dove mostrava semplicemente una collina sabbiosa. Molti ci hanno creduto. Molti hanno creduto. Ah, ecco, allora non era vero niente, il volto non esisteva. Cioè, sono arrivati, pur di mentire spudoratamente, a far circolare un'immagine alterata col Photoshop, dove si vede una collina sabbiosa informe, per tacitare l'opinione pubblica. No? Immagine che la trovate anche in rete, cioè non ve la sto a segnalare perché è troppo squallida. All'epoca mobilitarono addirittura personaggi come Carl Sagan. Io lo chiamo il cecchipaone americano. Carl Sagan, per carità, grande scienziato, ma è stato un disinformatore di professione, è stato un mistificatore di professione. È sempre servito al potere per negare la realtà aliena, e poi anche per negare la realtà delle strutture marziane. Carl Sagan, venne coinvolto dalla NASA per cercare di smentire a tutti i costi l'esistenza di questo volto. Gli fecero fare delle conferenze stampa, addirittura tragicomiche, dove lui tirava fuori dalla tasca una melanzana con gli occhi, il naso e la bocca, come a dire: vedete un volto su questa melanzana? È un effetto ottico. Guardate le nuvole in cielo, vedete Topolino? Sì, è un effetto ottico. Allora potete anche vedere i volti su Marte. Cioè, lo mandavano a giro a dire queste fesserie, siccome era un autore conosciuto, no? Faceva presa sull'opinione pubblica americana, ma ormai non ci crede più nessuno a queste mistificazioni. Cioè, ormai la gente sta prendendo coscienza che ci hanno sempre mentito. E queste mie chiacchierate servono proprio a stimolare questa consapevolezza. Perché io non pretendo di avere la verità in tasca, ma cerco semplicemente di stimolare la vostra coscienza e di farvi capire come ci abbiano sempre raccontato tante balle. E in questo caso proprio balle spaziali, no? Parafrasando il titolo di quel film comico. Quindi Marte nasconde tanti segreti. Segreti che in buona parte non sono più tali per la NASA, perché sanno benissimo che cosa c'è. Sia la NASA sia l'Agenzia Spaziale Europea, che ha licenziato in tronco un sacco di ricercatori che avallavano l'artificialità di certe strutture. Quindi hanno la coda di paglia queste agenzie. Sia l'Agenzia Spaziale Russa sanno benissimo la verità. Molto probabilmente su Marte ci sono già delle strutture permanenti, ci sono già delle basi, come lasciano comprendere certe immagini che circolano in rete. Io ho visto delle immagini di Marte, una l'abbiamo anche mostrata, se ricordo bene, in una delle scorse trasmissioni, in cui c'è una base chiaramente di natura umana, terrestre, moderna, circondata da pannelli solari per l'alimentazione elettrica. Una civiltà aliena avanzata, secondo me, non si servirebbe di pannelli solari, avrebbe qualche cosa di un attimino più avanzato. Invece, una classica base, probabilmente americana,
ben visibile da delle immagini di Marte scattate dalle sonde. Quindi non ce la raccontano giusta. Potrei andare avanti per ore, insomma, a mostrarvi immagini di queste rovine che sono palesemente artificiali. Poi chi le abbia costruite, quando, non lo sappiamo. I testi sumeri ci parlano di un'estrema antichità di questi Anunnaki, ma anche del fatto che arrivarono poi sulla Terra e che sulla Terra iniziarono a estrarre l'oro. Loro sarebbero arrivati nel Sistema Solare 400.000 anni fa, secondo le ricostruzioni di Sitchin. A quanto pare estraevano l'oro in Sudafrica circa 200.000 anni fa. Però ci sono questi 200.000 anni di differenza fra 200.000 e 400.000. Cosa hanno fatto nel mentre non è chiaro. E io non so dirvi se questo Alalu, ammesso che sia esistito, sia morto 400.000, 200.000, 100.000 anni fa. Io non so neanche quanto possa vivere un Anunnaki, ammesso che sia simile a noi. Potrebbero sì essere simili a noi, se ci hanno creati o se hanno creato una parte di umanità a loro immagine e somiglianza, anche perché quel volto è apparentemente umanoide. Come umanoidi sono molte altre strutture, molte altre raffigurazioni presenti su Marte. Hanno identificato sfingi, hanno identificato statue. Fra l'altro in immagini dettagliate, riprese dai rover, dai lander, sono stati trovati anche dei resti ossei e anche dei teschi palesemente umani. Trovate in rete anche quelle, se avete la pazienza di cercarle. Secondo la mia personale interpretazione, la morte di Marte risale a pochi millenni fa. Forse 12.000 anni fa, forse prima, forse dopo, ma attorno a quella data. Una data in cui qualche cosa di spaventoso si è verificato nel Sistema Solare. E quello su cui veramente dobbiamo riflettere è che molto probabilmente era una civiltà gemella della nostra, se non addirittura la stessa. Se non addirittura la stessa. E questo ci porterebbe a... Io ho parlato, no, del fatto degli dei titani, della tradizione misterica eleusina, che certi testi esoterici identificano con gli azzurrei di Taucetti, e del fatto che questa stirpe aliena proveniente da Taucheti, molto simile a noi, differiva solo per il fatto di avere quattro sessi anziché due, ma loro sarebbero arrivati anche loro sulla Terra circa 90.000 anni fa e sarebbero stati gli artefici, mediante un esperimento genetico, una procedura genetica vera e propria della creazione dell'uomo di Cro-Magnon, che poi fu l'uomo di Atlantide. Quindi la civiltà umana attuale, l'umanità attuale, è molto probabilmente frutto di molteplici ingerenze genetiche esterne. Questo spiegherebbe anche l'eterogeneità, le molteplici differenze fra razze. Questo spiegherebbe anche le caratteristiche fisiche non sempre riconducibili a questioni climatiche, a temperature e ad aree geografiche, come il fatto degli occhi a mandorla, che non hanno una spiegazione biologica, ma che potrebbero benissimo derivare da una civiltà abituata a proteggere i propri occhi da un sole molto più potente del nostro. Vi lascio con questa suggestione. Quindi molto probabilmente era una civiltà gemella, erano umani quelli che hanno realizzato queste cose. Bisognerebbe vedere anche l'RH di costoro, la buttiamo lì, ecco,
perché magari qualcuno ne porta ancora le tracce. Fra l'altro, se vi può interessare anche il libro perduto di Enki, ho fatto proprio una puntata insieme a Victor sul nostro canale, quindi Victor Nunzi lo trovate sul facciamo finta che è diviso per playlist, trovate proprio una puntata dedicata a questo testo, a questo romanzo siciniano. Ecco, quindi vi invito sempre a recuperare anche i video precedenti, le playlist precedenti, ne trovate veramente di ogni. Mi fa un sacco piacere vedere che i ricercatori, che sempre facendo finta che si mettono un po' alla prova, ma tutti quanti sono e siamo d'accordo che quello che dice la NASA, ecco, insomma, alla NASA concordo con la tua definizione. Insomma, se li conosci, li eviti, ecco, un po' questa potrebbe essere la definizione della NASA. Quindi se vi mentono su tutto quanto, tu dici, ma perché ci racconti? Perché se vi mentono su tutto questo, vi mentono anche sul presente, vi mentiranno nell'immediato futuro, e quindi occhi bene aperti, dubitate. Bisogna sempre dubitare di tutto, porsi delle domande, cercare ognuno le proprie risposte e tenere sempre la mente aperta all'eventualità che un giorno si possa dimostrare che è così in parte, non è così, ma abbiamo tenuto la mente aperta e questo esercizio non può far altro che bene. Giusto, Nicola? Ah, sì. Così facciamo il nostro. Ovviamente è un to be continued, quindi puntata sui Sumeri, abbiamo di che parlare. Ricordiamo anche venerdì 25 insieme a Malanga, riprenderemo anche questa puntata che io fra l'altro mi sento che diventerà anche una di quelle fondamentali, perché poi la narrazione cambia, quindi anche il nostro Nicola sta veramente facendo un po' scuola, anche in rete, sui blog, su articoli, tanti giornalisti seguono questa trasmissione, li saluto e li ringrazio perché poi spesso nei giorni a seguire portano articoli e approfondimenti su quanto viene detto e secondo me torneremo anche a parlarne. Ci tengo a ringraziare per l'ennesima volta l'amico Giorgio Cattaneo, che ho visto proprio oggi che ha dedicato un articolo alla scorsa puntata di questa trasmissione, quando ho parlato della costante di Ninive. E anche questa volta puntualmente ha voluto realizzare un articolo per parlare di noi. Grazie, Giorgio. Mi associo, grazie Giorgio, un abbraccio grande e poi ho parlato con Tellinger, quindi abbiamo fatto questa puntata internazionale in cui ci ha raccontato proprio del Sudafrica, di quello che ci hai raccontato anche tu e siamo ritornati a parlare del loro monoatomico, puntata proprio fatta con Nicola che diede un sacco di problemi anche al nostro canale YouTube, quindi rimanemmo quasi un mese senza canale. Combinazione sarà un caso, io non credo al caso, proprio dopo quella puntata lì, quindi sull'uso effettivo del loro monoatomico e di come la storia in realtà può influenzare anche l'attualità, questo merita sicuramente una riflessione. Fra l'altro, magari in chat c'è anche qualcuno che intorno a maggio rimase un po' stupito di quello che è accaduto. Fondamentalmente è un canale di ricerca come il nostro, quindi grazie a tutte le sottoscrizioni, abbiamo aperto dei canali riserva, abbiamo cominciato un po' un lavoro di gruppo. E arriviamo un po' all'attualità, perché Nicola, magari in 5-10 minuti un po' un consueto punto di quello che secondo te stiamo vivendo, abbiamo vissuto o arriverà nei prossimi giorni, ci teniamo a farlo anche in chat, vedo che in tanti l'avevano un po' richiesto, quindi la parola a te. Beh, che dire, c'è il mondo in fermento, questa narrazione che ci ha oppressi per 2 anni sta crollando definitivamente. In Italia c'è ancora chi dice: ah, ma non succede mai niente, ma guardatevi intorno, dai, è crollata dappertutto. In Canada c'è una situazione da guerra civile, guardate che se cade Trudeau sono finiti, sono finiti, sono già finiti, hanno già perso. Stanno solo tentando di mantenersi a galla dove possono. Saranno travolti. La storia li. Non solo devono essere condannati dalla storia, devono essere condannati anche dai tribunali. Diciamo che il buon Biden e la NATO stanno impazzendo perché Putin non coglie le provocazioni e quindi non sanno più cosa inventare. Ci manca solo la finta bandierina e vanno a fare casino, si fanno casino da soli perché lì
qualcosa. Sì, ci proveranno. Vogliono far succedere a tutti i costi, quindi teniamo alta l'attenzione e soprattutto occhio ai false flag, ci tengo a dirvi questo in data odierna. Poi, come al solito, Nicola, grazie di cuore, perché questa sera eravamo in tanti, siamo stati in tanti e abbiamo aperto un nuovo filone, poi torneremo a parlare di un sacco di argomenti. Ricordiamo che tutti i documenti che Nicola passerà, che vorrà condividere con voi, li metterò sul canale Telegram, facciamo finta che, quindi così saranno disponibili e gratuiti per tutti, ci teniamo anche a questo. Ci metterò allora anche un mio articolo su Nibiru che uscì sulla rivista Archeomisteri 4 anni fa e che già in molti mi avevano richiesto nei mesi scorsi, te lo mando. Volentieri, così sì. Diamo anche tutte le informazioni, gli approfondimenti e le fonti a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ringrazio come al solito Mesbet in regia, anche oggi un gran lavoro, e ringrazio ovviamente tutti coloro che potranno commentare, condividere, donare, abbonarsi per quello che è questo nostro viaggio insieme, che ci vede protagonisti praticamente tutte le sere, quindi non vi lasciamo mai soli. Ah, poi volevo fare un annuncio. È uscito questa settimana un libro straordinario dell'amico Diego Marin. Faccio un po' di pubblicità perché gliel'ho pubblicato io, ma lo dico perché è un libro veramente bello. Si intitola Dalle linee di Nazca alle pietre di Ica, enigmi e misteri delle Ande. È un libro tutto a colori, in formato A4, un libro didattico perché contiene tantissime tavole tecniche, tantissime schede a colori che ripercorrono tutta la storia degli enigmi del Perù, delle Ande, del Sud America. E lo trovate disponibile sul sito dell'edizione Aurora Boreale e dalla prossima settimana anche nelle migliori librerie. Diego, grazie Marino. Di cuore, e io mi associo perché Diego Marino è un grande, trovate anche delle puntate insieme a lui che abbiamo fatto insieme. Se ci sei, Nicola, ci trasportiamo per un saluto, il buon Mesme ci metterà il link, cambiamo social, andiamo un po' nel social viola e andiamo a fare un saluto anche alla community che vuole un po' discostarsi da quello che è YouTube. Per chi invece vuole rimanere qua, vi invitiamo a rivedere la puntata questa e molte altre divise per playlist. Andiamo in sigla, grazie di cuore, Hare Krishna. Ciao.